Già l'Orchidea di Mlusò, l'Orchidea Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre il nuovissimo libro che deve stare ai personaggi, quarta edizione, 562 pagine di orchidee, con tre grandi pregi, questo poco è semplicissimo, l'ho scritto io. Sta completando la fioritura, il Dendrobium cecchinis, vedete? Ancora un casino di bocce da fiorire, perché poi la fioritura non è che dura granché, però veramente è spettacolare, quando fiorisce è spettacolare. Come l'aggregato, ma anche lui profuma di miele. Solo che l'aggregato fa i grappoloni. Questo qui invece poi fiori singoli, massimo due. Adesso quando è fiorito poi si apre bene come l'aggregato ed è veramente spettacolare. Allora, oggi perché mi ha chiesto come si fa la selezione delle piante quando si seminano, quando si fa il deplas, quando si tira fuori le piante dalle bottiglie. Abbiamo guardato giù, ma non c'è più né bottiglie né siringhe, niente, per cui vi devo far vedere così, perché recentemente una signora ha postato che aveva seminato delle piante, ma tutte le piante sono in un gruppetto sul bordo del vasetto e tutto il resto del vasetto è vuoto, così sono troppo sovrappollate e bisogna diradare subito, se no si soffocano l'una con l'altra, sono troppo fitte. Allora, perché c'è tanti metodi per seminare, quello che usavo io è con la siringa. Perché con la siringa si riesce a distribuirle bene. I semi sono così piccoli che io li mettevo in sotto un piattino della tazzina del caffè. Mettevo dentro i semi, poi gli mettevo su un po' di acqua distillata sterilizzata, la mettevo a dei vasetti di acqua distillata da osmosi inversa, li mettevo a far bollire nella pentola a pressione assieme ai vasetti del composto. E poi prendevo qualche cc di acqua distillata sterilizzata, la buttavo sul piattino del caffè, sopra i semi, e i semi praticamente si disperdevano nell'acqua. Poi toglievo l'ago dalla siringa, aspiravo acqua e semi, e non troppi, perché per pochi che ne buttate sono sempre troppi. Poi li buttavo dentro la bottiglia. Poi facevo muovere un po' la bottiglia in modo che si distribuisse bene tutto il liquido sulla bottiglia, il liquido con i semi. E poi quando ho ben distribuito dappertutto, cioè tutto il liquido abbagliato in tutta la bottiglia, facevo uscire tutto il liquido in più e quei semi in più nel piattino del caffè e lì restavano distribuiti abbastanza uniformemente perché con l'acqua si distribuiva così. Comunque le prime volte sono sempre troppi, perché vi sembra. No, sono sempre troppi. Quando pensate pochi, pochi, pochi sono ancora troppi, perché sono talmente piccoli che sono tantissimi. Perché dopo se sono troppi vanno subito, vanno. E anche lì, per diradarli le prime volte, quando sono così fitti, non si può diradarli una per una, sono un po' lì grossi. Io avevo una spatolina che raschiava un po', cioè con la spatolina tiravo su un po' di piantine, li pulciavo giù nel piattino del caffè con dentro l'acqua che si distribuivano e con la siringa li buttavo dentro così si distribuivano un po' uniformemente, erano il primo diradamento. Poi quando diventano un po' più grandi, allora sì, allora si distribuiscono una per una con le pinzette, si mettono, so, 1 o 2 centimetri di distanza l'uno dall'altro, secondo che tipo di piante sono. Quasi tutti i semi va bene fare quel lavoro qui con la siringa. Ci sono certi, per esempio gli epidendrum, a differenza dagli altri, sono lunghi, sono sottili come un capello, ma sono abbastanza lunghi, per cui si intappa il coso della siringa. Per tutte le altre va bene fare quel sistema lì con la siringa, si distribuiscono bene. Ecco, come si fa la selezione delle piantine? Perché quando le seminate ne vengono sempre fuori un casino, vengono fuori migliaia di piantine, dove le mettete tutte? Se poi avete fatto altre semine, avete migliaia di piantine per, non so, avete fatto 10 semine, per 10 semine, dovete pensare a quante potete tenerle e tenere solo quelle. E le altre bisogna buttarle via. Tutte queste piantine piccole così, cioè uno non può neanche, cioè ci vuole un certo accorgimento che portarle avanti così, non tutti sono in grado, per cui vanno eliminate. Però per scegliere, dato che quando nascono non sono tutte uguali, c'è qualcuno più grande, più robusta, qualcuno più mingallina, qualcuno piccolina, piccolina. Ecco, perché lì dovete scegliere un po' per tipo, un po' di quelle grandi, un po' di quelle piccole, un po' di quelle mingalline.
perché non si sa mai cosa c'è dentro. Perché se andate alla nursery dell'ospedale, vedete tutti i neonati che sono tutti bellissimi. Magari tra tutti questi neonati, magari ce li, adesso c'è molte meno nascite, ma una volta 100 bambini, no, appena nati, sono tutti belli, tutti carini, ma magari c'è dentro un cantante famoso, magari un Pavarotti, oppure un Pelé, un Ronaldo, no? Oppure non so, un genio come Einstein, oppure, però non si può capire chi è. Per cui non dovete basarvi su quella più grande, quella più piccola. Per esempio Einstein a scuola era abbastanza un asino, poi è diventato uno dei più grandi geni di sempre. Se dovete scartare quelli più migliori così, buttavate via Einstein, per dire, no? Per dire, o anche tanti altri. Per cui non dovete mai scegliere solo quelle più grandi, perché non è detto che quelle più grandi siano quelle più belle. Per cui dovete basarvi un po' sul vostro istinto e prendere un po' per tipo. Se volete tenere da conto 100 piante per tipo, dovete selezionarne 100 e le altre buttarle via. Però quello che voglio dire è che non dovete prendere solo quelle più grandi, perché magari il genio, il campione, il grande tenore o così è in una di quelle più piccole, però non potete saperlo finché è diventato grande, finché fa vedere quello che sa fare. Vabbè, spero di essere stato chiaro. A domani.